Intanto sono molto molto contento di essere qua, questa è la prima volta che partecipo a un evento sulle community e siete un sacco, siete da tutta Italia, quindi è molto molto bello. Parleremo appunto di qualche tecnica, qualche strategia per rianimare community che stanno smettendo di funzionare e che invece hanno bisogno di più movimento. Allora, innanzitutto mi presento, io dicevo sono il founder di Flow Town, che è un piccolo team che fa consulenza e formazione su Flow Timing, gestiamo pagine Facebook, ma prendiamo l'azienda, facciamo quello che serve, design, analisi di dati, sviluppo di prodotto, marketing per far crescere le metriche, i dati che contano, che servono. E io nasco tra l'altro come psicologo della comunicazione, cosa che non c'entra niente. E sono molto vicino al mondo degli sviluppatori perché sono stato 2 anni in Atuma, quindi ho dovuto imparare a parlare a sviluppatori Android, iOS e quant'altro, da mobile e anche IoT, perché adesso si occupano dentro delle cose. E poi mi sono verticalizzato su questo tema. Ho organizzato anche il primo evento di risonanza europea sul flow hacking in Olanda, che è un posto molto maturo su questi temi, chiamato Flow Masterclass. E in questo momento, tra l'altro, sto vivendo ad Amsterdam, dove c'è la prima tecnica europea di flow hacking per approfondire. Queste sono alcune delle community che io gestisco, ho gestito. La community di Lean Startup Machine, che è un evento per insegnare la metodologia Lean in un fine settimana intensivo a tutti gli alunni. Un esperimento che tra poco riprenderò sul primo meetup sul flow hacking, tutti quanti fatto con founder di startup per parlare dei problemi che stanno affrontando. Poi, essendo molto attivo nella formazione, io tendo a trasformare le aule in community e a continuare a cercare di farle sopravvivere e nutrirle di contenuto e attivarle per futuri eventi. E lo stesso sto facendo con un gruppo di un corso che sto promuovendo adesso, già abbiamo fatto la prima data, e questo è un po' più serio perché è un gruppo anche professionale, chiuso, segreto, a cui partecipano realmente solo le persone volte in questo workshop. Prima di andare avanti vorrei chiarire che cos'è sta roba, visto che c'è un sacco di confusione e la particella hacking che ha un sacco di acidità di stomaco a voi sviluppatori quando venite chiamati in causa. Allora, si tratta di un modo di riconcepire il marketing che nasce nella Silicon Valley. Nasce nell'ecosistema delle startup, perché se sei una startup hai un budget limitato e se fai errori sono cavoli a mani. Non puoi fare come Google, per esempio, che dice vabbè, qua sono in perdita, ma ti lascio un margine assurdo, chi se ne importa, andiamo avanti così. Facciamo un altro test. Perciò, dove c'è scarsità di risorse, bisogna abbassare il rischio. E il flow hacking si appoggia a questa filosofia sull'imprenditore, il metodo Lean. Perché il metodo Lean è un metodo completamente basato sui dati, che attraverso una serie di tecniche, sia come raccolta di dati qualitativi, sia come raccolta di dati quantitativi, ti permettono di procedere passo dopo passo, stando sempre aderente e attento a quello che la gente vuole, quello che la gente è disposta a investire tempo per conoscere, a fare azioni verso di te, anche disposta a pagare, chiaramente, visto che stiamo parlando di business. E il metodo, molto in breve, comunque questa cosa si realizza, è metterlo in piedi dentro l'azienda, un processo che supporta questo loop, chiamato feedback loop, o BML, Build, Measure, Learn, che si occupa di agile, non sarà per niente una cosa nuova, uno schermo del genere. Per cui noi lo ragioniamo in termini di, ho immaginato questa cosa deve essere una figata, la faccio, e poi vedo come va, mi è stato tempo, soldi, risorse, ma cerco di partire con dei piccoli prototipi, di continui esperimenti, nemmeno prototipi in realtà, perché l'MVP non è un prototipo, ma dei piccoli esperimenti che mi permettono di imparare il prima possibile se questa ispirazione, questa intuizione che ho avuto veramente indovina le esigenze delle persone a cui mi rivolgo. Dopodiché misuro la reazione, imparo e aggiusto continuamente, senza fine. Perciò il flow hacking, quello che fa è cercare di portare questo tipo di ciclo, questo tipo di mentalità, questa cultura della sperimentazione continua e rapida sia sul marketing, quindi provare un canale, una strategia, abbiamo una pagina Facebook, facciamo una campagna su questo target, ma anche sul prodotto, perciò il prodotto non è solo qualcuno che sa come comunicare, deve anche capirci in tecnologia, se no non gli verrebbe in mente mai per dire come ha fatto Hotmail, IM, di inserire la firma in tutte le mail e iscriversi gratis. Quella è una modifica del codice, puro prodotto, ma che ha avuto risultati di marketing, una viralità pazzesca. Sono una persona con queste competenze che devo conoscere. Perciò questo è il tipo di pensiero che vedrete in queste slide. Le competenze per portare avanti questa cosa sono varie, come dicevo, dall'email marketing, allo sviluppo del business, alla UX, ad esempio analytics e scraping e così via. Perché misurare le cose? Io non so quanti di voi stanno misurando al millimetro quello che succede nella vostra community e non mi voglio far alzare le mani perché sennò è tutta vita.
Il motivo è molto semplice: se lo state misurando non sapete dove siete. Se anche la vostra community cresce, migliora, va tutto bene, non ne avete la minima percezione. Non avete un monitoraggio, un controllo su ciò che sta succedendo in maniera univoca, in maniera controllabile. Perciò qualsiasi cosa che fate, poi lanciate un sasso nell'acqua. Non sapete mai perché avete lanciato proprio quel sasso in quella direzione, è un continuo ancora nel buio, andare per ispirazione, forse funziona, forse no, e poi ne riparliamo domani. L'idea è che la vostra community è fatta così. La vostra community è un secchio con un sacco di buchi. Quando la gente ci entra, i membri entrano, alcuni si attivano, alcuni no, alcuni cliccano, alcuni sono super contenti, alcuni sono solo curiosi, alcuni sono guardoni, leggono i post, mettono una mi piace, ma ci sono, e alcuni che perdono il tempo. L'idea è che se tu hai un sistema di metriche che funziona messo in piedi, scopri esattamente quali sono i punti, quali errori stai facendo, perché la gente si spegne, perché la gente se ne va, perché la gente si annoia, anche perché la gente è entusiasta. E in questo modo puoi ragionare strategie specifiche per avere impatto su tutti questi problemi, che andiamo a tappare i buchi e avere una community più attiva possibile. E questo è il tipo di mentalità che ti permette di salvarti: creare un approccio scientifico che ti permette di tenere sotto controllo e di sperimentare. Che cosa andrebbe misurato? Ci sono tantissime metriche, tra l'altro ad oggi con la quantità di tool che girano non si tratta più nemmeno di misurare, ma di trovare le giusti KPI che danno veramente un'immagine, sono veramente sintomo della salute della community. Tra le metriche principali, se poi... Scusate, stavo vedendo le slide a parte del video. Tra le metriche principali, se poi vi guardate di digital, sicuramente figura il click-through rate. Il click-through rate è il tasso di click. Così come si usa nelle campagne, è importante anche e soprattutto forse per i contenuti organici. A cosa risponde questa metrica? Risponde alla domanda: quello che sto postando, i contenuti che sto pubblicando, i messaggi che sto lanciando verso la community, le chiamate alle azioni, sono veramente interessanti? E la formula banalmente è giustamente la frazione tra quante persone visualizzano l'annuncio e quante persone vengono attivate per acquisto dell'annuncio. E ti permette di rispondere appunto: quello che ho deciso di pubblicare, di proporre, sta funzionando oppure no. Nella maniera tecnica, i tool che potete usare per esempio sono Bitly, che è un URL shortener che ti dà tutto quanto il tracking dei click che ricevi, oppure ancora ClickMeter, che è un tool ancora più avanzato, fortissimo nell'affiliate marketing, che vi permette di settare tantissimi parametri sulla provenienza di link. Per esempio con ClickMeter potete creare link che fanno, quando vengono cliccati, fanno un check sulla lingua del browser, sulla localizzazione, e portano dentro su un contenuto in inglese se viene da fuori dall'Italia, o in italiano se è italiano, con lo stesso identico link. Quindi non mettete due link e un link solo, lo potete fare. E in generale, visto che comunque la persona non vive mai da sola, ma sicuramente un ecosistema, un progetto più grande, un brand, tanti asset, tante piattaforme, è importante che voi usiate uno strumento del genere, forse lo conoscete, vi permette di inserire parametri nel link che poi vi ritrovate nei tool di analytics per capire: ma questi 1000 persone che sono venute sul sito stamattina, ma da dove venivano? 600 da una parte, 300 dall'altra, 100 da un'altra ancora. Questo ti permette poi di farti conto su quanto la community sta contribuendo overall sulla totalità del traffico che stai ricevendo, sugli altri sforzi di marketing che stai facendo, e di poter distinguere. Un'altra cosa è l'engagement. Quindi mentre il click-through rate è relativo al contenuto, o il contenuto potrebbe anche essere super interessante, ma magari nessuno lo commenta, nessuno interagisce, non si crea discussione, non si crea condivisione dalla parte, perché la condivisione poi è quello. Per chi invece accetta membri, al contrario di quel gruppo, la condivisione è un elemento che ti permette di avere visibilità gratuita, perché la condivisione è un'azione fatta da utente, al di fuori del gruppo, quindi andando a contaminare le altre cerchie. E per chi vuole crescere organicamente è fondamentale puntare sulle condivisioni, perché sono le condivisioni che ti portano altri membri organicamente. L'engagement è la somma delle interazioni possibili, ovvero engagement sono like, sono commenti, ovviamente a seconda delle piattaforme la formula si adatta, e ovviamente anche questo per essere rapportato correttamente andrebbe rapportato all'impression, insomma a quanta gente potenzialmente ha visto questo contenuto e a quanta gente effettivamente ha messo like, commentato e così via. E questo ti dà un'idea di quanto le persone si sentono libere di commentare, quindi potrebbe essere anche un sintomo del fatto che avete un gruppo gestito in maniera molto nazi e quindi nessuno, e ne ho visti nell'ambito del marketing tantissimo, soprattutto nell'ambito Facebook marketing.
oppure del fatto che appunto si creano discussioni, ci sono persone che sono disposte a mettere in campo le loro idee, e questo è l'America che vi parla di questo tipo di comportamento che viene nelle community. Un'altra cosa è che noi non postiamo sempre la stessa cosa mondo online, abbiamo diverse categorie, abbiamo interviste di sviluppatori o di gruppi del settore, abbiamo eventi, abbiamo le nostre chiamate d'azione, condividete questa cosa perché stiamo promuovendo. Ma cosa funziona meglio? Perché se lo so, ci investo di più, ovviamente. Questo è un modo molto semplice per lanciare un esperimento sul capire quale tipo di contenuto sta funzionando. Uno, ti devi dare delle regole. Parti da uno spreadsheet del tuo brand editoriale. Seleziona il batch di contenuti che pubblicherai in un lasso di tempo ben definito, una settimana, un mese. E dopodiché questi contenuti, magari un mix tra creati, originali, vostri, blog, creati dagli utenti, e curati, perché ovviamente anche articoli di settore molto importanti vanno benissimo. Dopodiché però li dovete taggare, li dovete classificare secondo dei cluster che avete deciso. Quindi decidiamo che questo fa parte della categoria interviste. In questo mese avremo la rubrica interviste ed ecco 10 articoli. Avremo la rubrica auto tecnici ed ecco 10 articoli. Avremo la rubrica parla all'esperto ed ecco 10 articoli. Ovviamente fanno review per bilanciarli, perché se sono scombinati i dati non valgono molto. Cercate di essere anche più lineari possibili con gli orari di pubblicazione, quando anche questo non crea bias e fluttuazioni. Dopodiché pubblicate, controllate i dati e grazie a questo potete controllare esattamente quale categoria ha avuto il riscontro migliore, andando a raggruppare alla fine con i dati esattamente gli stessi contenuti che avete creato in un modo o in un altro. Dopodiché grazie a questo sapete che potete segmentare ancora di più. Se vincessero un'intervista potreste chiedervi, ok, fantastico, però erano lunghe in maniera diversa, c'erano personaggi di tipo diverso che parlavano di linguaggi di programmazione diverso. Cerchiamo di capire ancora meglio quale tipo di intervista vince veramente e al prossimo giro testi ancora più a fondo. E questo, anche questo è un modo per cercare di imparare cosa funziona, rendere quello il nuovo standard e ripartire da lì ad aumentare engagement, condivisioni, interazioni e così via. Ovviamente è importante segmentare, questo sempre. Che significa? Che se tu guardi all'engagement, per esempio, la metrica di prima, potresti non accorgerti mai che più del 50% è derivato da una categoria specifica di contenuto. Ovvero le persone interagiscono tantissimo, ma finché non ti fanno domande del genere non saprai mai che interagiscono tantissimo quando ci sono articoli di intervista. In questo modo riesci ad andare un po' più a fondo. Ovviamente utenti attivi, che sono il cuore della community. Prima di tutto, anche qui, per cercare di capire chi è attivo e come definirlo, è importante definire sempre un limite di tempo in cui prendere in esame i dati, chiaramente, e cercare di chiedersi chi è che sta postando contenuto attivamente a parte me, chi è che contribuisce a rendere vivo la community postando cose loro, chi è che, per esempio, mette like, chi è che commenta, chi è che condivide, e vi renderete conto che facendo questo tipo di attività si creano degli strati, ci sono i creatori di contenuti, i ripubblicatori o curatori di contenuti, ci sono i guardoni in basso che lo guardano, cliccano, non classificano, neanche vi piace, commentano, ci sono i commentatori e ancora più a fondo vorresti chiederti quali di queste persone sono quelle che interagiscono di più, se ci sono flamer, troll, se ci sono moderatori che sono quelli che intervengono e pacificano. E poi dovresti avere una sorta di mappatura di questi personaggi, dovresti conoscerli e dovresti sapere che tipo di influenza hanno nella community, perché poi rientrano poi nelle vostre attività, nelle vostre strategie, per essere coinvolti. E questo chiaramente potete farlo anche qui con i tool, con lo scraping, a seconda che le pagine sono pubbliche, se parliamo sempre di community digital, oppure con la data entry, e ripetere queste operazioni periodicamente per cercare di individuare i pattern e non farsi abbagliare nella cosa che è capitata una volta sola. Come si migliora? Quindi mettiamo caso che io sto misurando queste cose, ok? Ce l'ho, ho 4 numeri, come faccio ad aumentarle ancora di più? Esiste un sistema che è molto 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 usato, che propaga in modo trasversale, e si chiama metrica depilata per startup. Per chi conosce 500 Startups, l'incubatore che insieme a Y Combinator, l'acceleratore, è tra i top al mondo, è quello che loro insegnano alle startup su come fare marketing. Quindi è proprio la forza. È un sistema 5 step, si chiama metrica depilata perché la sigla fa AR e quindi pirata. Il primo step è l'acquisizione. L'acquisizione sarebbe a dire quanta gente entra nella community, nuovi membri, quanta gente li conosce e arriva. L'attivazione, per esempio, è quando un nuovo membro arriva e fa la prima interazione, quindi esce dal limbo dei guardoni
e diventa un membro, io riconosco che ha pubblicato qualcosa, ha pubblicato un commento, per esempio, ho condiviso, sta facendo delle azioni. La retention è la fidelizzazione, perciò questa persona, dopo averlo fatto una volta, continua nel tempo, non è come quelli che arrivano, postano l'articolo, o il regolamento, poi se ne vanno per sempre, in realtà non sta andando proprio per la community. Quindi l'hai acquisito, l'hai attivato, ha fatto un'azione, ma per te non vale niente perché non è fidelizzato. Quindi veramente non sta portando valore nel tempo alla community. Revenue, se ovviamente organizzate i renti, se avete un business che si fa sulla community, hai il momento di dire ok, siamo arrivati a febbraio e adesso c'è l'eventone. Venite al grande evento. Dopo che vi ho nutrito di contenuti e vi ho tenuti attivi tutto questo tempo, adesso venite dove ci saranno i contenuti veri, ci sarà il meglio, che vi ho invitato tutti, venite con noi. E qua c'è lo step per cui una parte di loro verrà all'evento. E alla fine viene ferro. Se l'evento è veramente pazzesco, se la community è veramente pazzesca, cosa faccio? Lo dico a tutti. Oppure compro un biglietto e lo pubblico sui social. Questo è lo step quando si genera passaparola. Ora, come funziona questa cosa? Ovviamente va tarata su quello che è il vostro modello e il vostro business, quindi ogni caso è unico, specialmente la parte di revenue. E dopodiché per ogni gradino voi trovate qual è la metrica che parla di quel gradino. Qual è il dato che risponde a quella persona l'ha fatto? Sì o no? E dopodiché vedrete, una volta che l'avete fatto, che tra uno step e l'altro c'è un tasso di conversione. 100 arrivano, ma di questi 100, 50 fanno un post, gli altri non postano mai. Di questi 50, 20 continuano a pubblicare per almeno 2 mesi. E in questi 2 mesi, di questi 20, quando gli dico viene all'evento, 5 vengono. Di questi 5, uno fa passaparola. Ora che lo so, posso chiedere cosa voglio mandare? Passaparola? Ah, ok. Qual è la metrica che mi fa capire passaparola? Il tasso di conversione dell'invito che vedi su Facebook. Ok, mi concentro sull'aumentare questo passaggio. Posso descrivere il pop-up, posso fare una grafica migliore, posso dare un contenuto in cambio, posso fare un giveaway in cambio di condivisione, posso fare tantissime cose. Però prima devo sapere esattamente quali sono i dati che ho e poi decido su cosa impattare. Adesso vorrei dare alcuni consigli perché sono stato molto molto marketato e ho parlato anche di Facebook, eccetera, quindi queste diciamo che sono cose trasversali che poi vengono sempre, indipendentemente dal fatto che avete un forum, state su Facebook, Reddit e così via. Prima di tutto, se volete ingaggiare, volete engagement, ingaggiate con le prime. Comunicazione e persuasione. In questo libro, che è un must have di ogni marketer, ma anche ogni comunicatore, c'è vengono descritte alcune leve della persuasione. Forse la più importante in questo caso è il social proof, italiano di prova sociale. Che cos'è il social proof? È sta roba. Le testimonianze, i loghi sui siti, questo è il social proof. Questa è una pagina di un corso, le testimonianze che non si leggono, vi assicuro che sono bellissime. Ho testimonianze di studenti che ho fatto io. Perché si mette questa cosa sui siti che voi lo guardate dei siti, vabbè, magari li ha pagati. Queste cose si mettono perché funzionano, non perché vi piacciono, ma perché i dati dicono che funzionano. E perché funzionano? Voi ad alzata di mano sapreste nominare 3 persone della vostra community, quindi chi di voi alzi la mano, che sicuramente la prossima volta che fate l'evento vengono, nome e cognome. 3 persone della vostra community. Ok, ne sapete nominare 10? Io 10 a me. Ok, ne sapete nominare 20? Io 20 a me. Ok, ne sapete nominare 50? Ok, perfetto. Perché voi sapete qual è il nome e cognome di queste persone e gli altri no? Perché siete così sicuri che vengono? Perché nella vostra mente avete già fatto questo lavoro, siete già in grado di separare gli ambassador, chi è veramente contento, da chi magari appunto posta ogni tanto, chi magari mette like ogni tanto, chi magari è guardone, chi magari vi schifa. Se questa cosa la fate al sistema, vedrete che porta moltissimi risultati. Se voi riuscite a darvi delle regole, solo a livello di metriche, se fa questo numero di post, allora significa che per me è un supporter. Se viene all'evento lo dice a 3 amici, per me è un entusiasta. E cercate poi di fare delle operazioni per spostare chi sta indietro nel gruppo, nel bucket, io lo chiamo, nel secchio, secchietto che sta dopo, piano piano prendi i curiosi, gli scaldi che diventano interessati, gli scaldi diventano supporter e così via. E mentre fai questo lavoro, la cosa che puoi fare subito, potete fare domani, è chiedere agli entusiasti di fare cose per voi, coinvolgeteli, usateli come veicolo delle vostre attività, proprio perché per il social proof qualsiasi cosa che loro dicono su di voi è almeno 10 volte più potente di qualsiasi cosa che voi potete dire su di voi.
Perciò se sono gli utenti stessi, anche se gliel'avete detto, avete coinvolti, avete resi parte dell'organizzazione, della logistica, della community ancora più vicino, loro saranno ben felici di farlo. Vi raccomandate di passare parola, di invitare tutti i suoi contatti, di chiamare la mamma, sicuramente lo faranno. Usate questo potere che avete su di loro già adesso, perché vi permettono di comunicare in maniera molto molto potente dentro la community. L'altra cosa è di impostare i KPI giusti, perché se impostate quelli sbagliati non da nessuna parte, perciò esistono KPI di performance, di attività, per esempio se non avete un business, state siete volontari, per esempio, vi interessa solo che ci sia interazione, presenza invitata, magari anche se è gratis. Mentre invece le creative business che hanno una diversa dinamica, sono anche più complessi perché riguardano anche partner, vendite, margine, eccetera, eccetera. E cercate ovviamente di non rendere questo lavoro una roba fatta a mano tutte le volte, ma anche una dashboard, usate dei tool o fogli di lavoro. E l'altra cosa è la sinergia. Vedo un sacco di gruppi che hanno una vita del genere, ho il gruppo, ho la pagina, mi rimbalzo le cose, e ci sono poi i gruppi che fanno questo. Hanno il blog, mandano sul blog, se vai sul blog devi dare un tizio con pigliazze, ti rimando sul sito, ma c'è sulla newsletter, ti informo ogni volta che esce una cosa, e in questo modo loro sono circondati. Hanno tantissimi contatti, siete un sacco rilevanti, siete un sacco presenti, siete molto più attivi, a patto che sappiate cosa vogliono. E la cosa più importante è che il vostro istinto è sbagliato. Nel dubbio chiedete. Questa è una cosa che ho fatto in un gruppo, ho fatto un sondaggio su cosa dovrei pubblicare nell'altra pagina in cui parlo della stessa cosa, e ho scoperto, per esempio, che a nessuno frega niente delle cose che faccio, lifestyle project zero, ho imparato che nessuno più interessa quello che faccio, che sanno già l'inglese perciò non gli interessa la cultura italiana o scritti da me, basta che io consiglio questo gruppo. Non gli frega niente delle startup in generale, vogliono questo argomento preciso e conoscono già libri fighi da comprare. Perciò il resto, fantastico, 5 minuti. Potete usare Google Form, io non mi trovo d'accordo con il fatto che siano bellissimi, i Typeform sono bellissimi, altro dopo fare i sondaggi, o usare Delighter, che è un tool che si embedda e può chiedere customer feedback, stile le faccine agli aeroporti. Come ti è sembrato l'evento? E avete tutto quanto la gamma di feedback. E soprattutto quando è che dovreste fare cose del genere, quando introducete grandi cambiamenti, quando sono grandi lanci, se avete un grosso dubbio che riguarda il business che potrebbe impattare, ovviamente chiedete, e l'altro è ogni 2-3 mesi vi consiglio di farlo comunque perché arrivano la gente, arrivano nuovi trend, la community si evolve, non potete fare la stessa cosa per 6 mesi e aspettarvi che funzioni. Perciò, per chiudere, volete avere una community che funziona? Scoprite cosa vogliono, ascoltandoli con sondaggi, partite proprio da quelli che vi danno retta, da quelli che avete alzato la mano, ci fate la telefonata, funziona. Sabotate la loro sfiducia attivando gli ambassador che sono già là in mezzo, in modo tale che si convincano ad attivarsi. Cercate di essere rilevanti e presenti su più piattaforme per ricordarvi che esistete e che ci siete. Guardate sempre i dati per prendere decisioni, non lavorate di ispirazione, l'ispirazione non funziona se la danno tutti ricchi già da un pezzo. E soprattutto sperimentate sempre su quello che avete imparato per aumentare i risultati col tempo. Se volete sapere di più di questo tipo di approccio, che come vi dicevo si applica al marketing e alla tecnologia, ovviamente seguitemi sui social, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook. Se vi interessa davvero sapere di più, c'è una pagina che trovate a questo indirizzo, potete cercare Growth Hacking, ZIF, con due online, ed è una lista di risorse curate gratis, se cosa avessi messo pubblici, miei preferiti. Se invece vi interessa proprio un sacco questa cosa di cui ho parlato, questa mentalità, come vi dicevo, io sto promuovendo un corso in questo periodo, quindi vi invito a trovare dopo e mi chiedete informazioni. Grazie. Nel frattempo che facciamo il cambio di speaker abbiamo tempo per una domanda. Certo. Vai, vai. In realtà non è una domanda, è una considerazione. Cioè, una cosa. Ciao. No, grazie dello spirito, però secondo me ha un problema. Nel senso che è rivolto a community che tu hai dato per la definizione che vogliono crescere, vogliono comunque diventare community. Però ad esempio il mio concetto di community è ok, siamo in 10, 15, 20 persone che lavorano, sviluppano, fanno più o meno lo stesso mestiere e hanno bisogno di confrontarsi, e questo confronto fa sì che si può creare un gruppo di persone che può anche essere 150, ad esempio una delle community che seguo sono circa 150 persone a Bologna. E sulla quale però non necessariamente, secondo me, devono essere utilizzati questi strumenti di analisi,
perché l'obiettivo che noi come che io come community mi pongo non è quello di far crescere la community, è quello di risolvere il problema iniziale, cioè ci troviamo per confrontarci sulle tematiche. Se poi ci arriviamo sugli 10, sugli 20, perché certo abbiamo problemi di comunicazione, se quello che vuoi, però siccome molte delle community che io seguo e che conosco, scusate, sono anche fatti volontari, quelle cose che tu hai giustamente fatto non è che vengono gratis, tu ci lavori e sai benissimo che occorre un sacco di tempo, no? Dunque non è forse, rivendo la domanda critico, non è forse che tutti questi strumenti che non essere implementati rubano poi tempo a quello che è la creazione di contenuti per la community, e si sta a misurare forse anche un campione poco rappresentativo, perché comunque quando io faccio le statistiche su 150 persone non ho un campione rappresentativo, insomma, in qualche modo. Anche prima hai fatto vedere le cose che interessano, no? Per le tue attività, però si vedeva che erano votati in 20. Ma nel gruppo sono 15, però che senso ha fare una statistica su quello che la gente interessa a te? Possiamo anche andare a formare domande, se stai facendo un dialogo tu? Ok, niente, secondo me, grazie. Credo che ci sia un punto critico, cioè quello che cosa vuole veramente fare la community, se davvero c'è bisogno di strumentare in questo modo. Io prima cosa ti risponderei con una domanda, ovvero tu mi dici che l'obiettivo della community è confrontarsi, e, giusto? Confrontarsi e risolvere i problemi di queste persone quando si sono messe attraverso il confronto con la community. Se ho capito bene, ti chiederei: come fai a sapere che questo confronto ha avuto successo? Come fai a sapere che il problema si è risolto? Come fai a sapere che un anno fa, tramite questo confronto, due persone erano soddisfatte e adesso 10? Se non c'è un sistema di misurazione adattato chiaramente all'obiettivo, l'obiettivo viene prima e poi se no tutto il resto, tu non hai percezione di come stai andando. Questo è il punto. Però se hai 20 persone non c'è più di misura. Ok. E l'altra cosa sulla discorso dell'analisi, il metodo che ho di cui ho parlato prima, che è il metodo standard di Silicon Valley, con tutti quanti i posti che sono più bravi di noi a fare imprenditoria, il metodo Lean, parte proprio dall'analisi qualitativa, perché sono dell'idea che quando tu fai partire un progetto in piccolo non ti rivolgi mai al mass market e con le statistiche di Gartner non ci fai niente. E perché questo è il tipo di problema che hai quando hai 1 milione di utenti o 150 persone, ma tu parti da 20. Tu hai detto bene, imprenditoria, cioè esatto. Se hai fatto una community deve essere imprenditoria, quello che dico è questo. Ok. Poi hai parlato di imprenditoria si non vale, tu dico che è una community, non è detto che deve essere imprenditoria. Codemotion è un'imprenditoria, la mia no. Sì, però io trovo che ci sia una componente imprenditoriale, con cui sono per la mia visione, anche in progetti che faccio da volontario, dove ovviamente un valore poi non ricavo. Senza profitto, semplicemente portando valore, non andando a perdere sul tempo che investo. Propone un conference, così poi si può. Esatto, era proprio questo due punti: la bellezza dei community, anche la diversità dell'opinione loro interno, e probabilmente è un ottimo tema che potrebbe essere più fare una conference successiva, e quindi post-it nota e qua torniamo davanti. Grazie Luca, grazie molto.